la cosa che lui diceva, dice, io sono già rassegnato, non potrò mai diventare papa perché sarei un papa gallo. Io dico che un papa come Francesco fa vedere davvero Don Andrea come un precursore, ha seminato e ha vissuto in un modo che corrisponde adesso a quello che vorrebbe portare nella Chiesa Papa Francesco. A me viene da dire, ecco, quando è arrivato il Papa con quello stile, Don Andrea dice, ma ora posso andarmene, perché in fondo aveva preparato il lievito che aveva animato tutta la vita di Don Andrea, che è quello di pensare agli altri, proprio cominciando dai più piccoli, dai più poveri, dai più emarginati. Ecco, perché se si parte da chi sta meglio, allora finisce un mondo come questo in cui chi sta meglio starà sempre meglio, saranno sempre meno. Tanto è vero che oggi chi è che comanda? La finanza internazionale. Perché essendo internazionale non ha un'autorità superiore. Ecco, quello è il liberismo senza controllo. È come mettere una libera volpe in un libero pollaio. Mentre se si parte dai più poveri, allora è un mondo di armonia, un mondo di solidarietà. Questo che è sempre stata l'idea di Don Andrea. Ed è quello, mi pare, che sta facendo Francesco, criticato da chi vorrebbe che fosse più solenne, più isolato, desse più sicurezze, mentre lui si è arrivato anche a dire, ma chi sono io per giudicare il singolo omosessuale? Dico sì, insomma, se loro si trovano bene, quello che conta è volersi bene, se due si vogliono tanto bene, ma diamo tutti i diritti. Cioè, ci vuole una certa valutazione d'insieme, ecco, dei problemi. Il valore di ogni persona umana, ogni persona prima di tutto è discriminazione di sesso, di razza, di nazionalità, il diritto alla vita, alla salute, alla cultura, alla famiglia, alla partecipazione alla vita sociale e all'immigrazione. Costruire ponti, Carlo, te lo devo ricordare, e non muri, costruire ponti e non muri. Bagnasco Ruina è una chiesa, direi, che pensa col potere di poter organizzare le cose, è la chiesa del Papa Re. Se tu avevi delle idee politiche diverse venivi scomunicato a Federico II. Ecco, eravamo, come dire, amici in sintonia di pensieri, lui molto più sul concreto. E allora, ecco, eravamo un po' visti così, con qualche sospetto nell'interno della chiesa normale, per dire così. Del resto anche il Signore si lamentavano perché ci teneva più alle prostitute e ai pubblicani che non agli scribi e ai farisei, che erano quelli proprio i rappresentanti ufficiali della chiesa. Dobbiamo essere dei portatori, direbbe Papa Francesco, di misericordia. E chi fa le armi ci guadagna tanto e ha bisogno di guerra. Ed è quello che allora Papa Francesco cerca di mettere in evidenza, le guerre. Abbiamo detto delle bugie, è stato riconosciuto, per poter fare la guerra per il petrolio. C'era sul giornale di oggi uno della Libia, sì, avete distrutto Gheddafi, il dittatore, adesso ne abbiamo 50. Muore nel sangue per la stessa ragione del viaggio. Viaggiare nel